Ciao ragazze, allora, una ragazza mi ha chiesto un tutorial con la Naked 2, un trucco naturale, proprio ideato apposta per i colori presenti nella palette, a cui io non ho ancora tolto la protezione allo specchietto, esatto, io non lo faccio mai. Allora, non ho un'idea precisa di che cosa fare, devo essere sincera, perché cioè, si può realizzare tutto al contrario di tutto. Allora ho pensato, a differenza del mio solito, utilizzerò come base una matita talpa. Questa qui si chiama Pioggia ed è un pastello della Neve Cosmetics. Ed è davvero un bel color talpa, secondo me. Quindi vado ad applicare una punta un po' affilata. Cominciamo di qua. Stendo la matita sulla palpebra mobile. Sono curiosa di fare un confronto tra il color tattoo e il colore di questa matita. È un pochino più marrone. Così era una curiosità, devo essere sincera. Poi vado a tendere il prodotto, a sfumare il prodotto con le dita. Poi prendo una matita chiara, per esempio Cottage Cheese della NYX, ma va bene una matita bianca, anzi usiamo un'altra matita della Neve Makeup della linea pastello e usiamo non il bianco bianco ma l'avorio. Vedete, c'è una leggera differenza. L'avorio è questo qua sopra e questo lo andiamo ad applicare nell'angolo interno. E lo andiamo ad applicare anche sotto l'arcata sopraccigliare. Sfumo anche questo. Ok, passiamo ora alla vera protagonista di questo tutorial, la Naked 2. Andiamo anche a sfoderare il pennellino della palette. Allora andrei a utilizzare questo colore che è molto primaverile, secondo me, si chiama Chopper ed è ha una base sottotono aranciato e ha dei glitter. Però metterei come base Suspect, che è questo qua. Quindi, pennello dalla parte piatta. Questo specchietto è inutilizzabile. Vado ad applicare Suspect sulla palpebra mobile. È davvero un bel colore. Va bene, ho tolto la protezione alla palette, così usiamo questo specchietto qua. È un bel colore, dà parecchia luce direi all'occhio, però rimane molto molto naturale, non è un colore vistoso né pesante. Lo tiro un pochino su verso la palpebra fissa. Poi, sempre con questo pennellino, verifichiamo di non avere eccesso di colore. Vado a prendere Foxy.
e lo applico nell'angolo interno. E lo sfumo leggermente verso l'alto. E poi Booty Call, sempre con il pennellino piccolo, vado ad applicarlo sotto l'arco sopraccigliare. Ok, a questo punto utilizzo Snack Bite insieme ad Half Baked nell'angolo esterno con la parte fluffy da sfumatura. Quindi prelevo un po' di Snack Bite con un goccino di Half Baked. Stessa cosa dall'altro lato, Half Baked è molto luminoso, come un colore che a me piace tantissimo. Come Smog sono penso tra i miei due colori preferiti della Urban Decay, perché hanno questo sottotono dorato che adoro. E poi vado a utilizzare Booty Call insieme a Verve per sfumare. Quindi sono Verve e Booty Call. Come vedete sono due colori molto chiari. Ora prendo Chopper con la parte piatta e vado ad applicarlo al centro della palpebra mobile. Ok, non so perché non era centrata la camera. Poi, a questo punto, opzioni. Usare il talpa come eyeliner, usare il classico nero, usare un eyeliner marrone, per esempio Corrupt, che è un bel marrone della Urban Decay, sempre. Oppure cambiare totalmente colore, cioè andare a utilizzare sempre questo per delineare la rima cigliare superiore. Ma direi che non si vede proprio, per cui lo abbandoniamo subito questo progetto qua. Usare una matita nera, oppure c'è un marrone più scuro, no? Poi prendo la lanzana. Ho un eyeliner liquido, usiamo un eyeliner liquido che è un po' che non ne uso. Questo qui è marrone, è della Face It, che è una marca coreana, direi. Me l'ha portato Daniele da Taiwan.
qua, stessa cosa dall'altro lato. Ok, con l'eyeliner marrone il trucco rimane molto più naturale. Devo dire che forse è la scelta migliore. E poi andiamo a dare un tocco di estrosità al trucco e utilizzo un altro pastello, ma solo perché mi è capitato in mano questo, un colore teal, e con questo andiamo a delineare la rima inferiore. È un po' una tendenza di quest'anno, l'ho visto tanto, un accoppiamento così sulle riviste giusto uscite a febbraio-marzo con le anteprime di primavera. E devo dire che non è male, le guardavo con un po' di sospetto queste foto qua, dicevo sì, ma sulle modelle è sempre tutto bello, poi sulle persone normali. Il risultato non è mai così bello, invece devo dire che non è male. Un po' di mascara, andiamo ad applicare un mascara qualsiasi, potreste applicare anche un mascara marrone che renderebbe il tutto molto naturale, a gusti, o anche un mascara, se aveste usato una matita blu e un mascara blu starebbe molto bene. Mi sento molto cretina oggi a dire molto bene, no, è pessimo, non è cosa. Siccome sto realizzando un po' di trucchi per le spose, questo potrebbe essere un trucco sposa, ovviamente senza la linea blu sotto. Nì, forse è un po' troppo tutto shimmer. Non lo so se l'avrei utilizzato per un trucco spose. Poi, se vogliamo andare a finire un pochino il trucco, andiamo verso l'estate, quindi utilizziamo un prodotto un pochino più leggero, un pigmento della Lush, questo qui è il color porcellana che io ho preso già l'anno scorso e mi sono trovata abbastanza bene. Non è un fondotinta, non ha un'alta coprenza, per cui dovete avere una bella pelle per usarlo, cioè se non lo necessitate, se non allora. Se avete una bella pelle, quindi non avete bisogno di coprire eventuali difetti. Se li avete, non ve ne frega niente di camuffarli, che va benissimo. Se il fondotinta è troppo pesante, però il minerale non vi piace, questo potrebbe essere una valida alternativa a una crema colorata. Potete utilizzarlo puro, potete miscelarlo con una crema idratante. Io lo uso sempre puro. La confezione è piccola, è da 18 grammi, però dura tanto perché io ce l'ho dall'anno scorso. Ed estate l'ho usato abbastanza perché è comunque molto leggero sulla pelle. Quello che secondo me fa è perché non copre veramente niente, dà una bella luce però al viso. Posso manco dire che è uniforme perché insomma non è che uniformi tanto secondo me, però non è male. Poi, un po' di correttore se volete, se non volete, a vostra scelta. Una cipria, ce l'avevo in mano prima. L'avevo rimessa via, si vede. Una cipria qualsiasi. Utilizziamo per esempio questa qua della Kiko Blooming Origami. Alla millesima, a 2 mesi dall'uscita, ho imparato a pronunciare correttamente. Quindi prendo con un pennello un po' spesso e cerco di prendere solo i colori della cipria e non quelli della terra. E non la tiro, ma la tampono. Trucco naturale, quindi non vado neanche a essere troppo pesante sul viso.
quindi correttori, eccetera. Intanto con la bella stagione, tipicamente con un po' di sole, la pelle tende a migliorare. Ovviamente non la mia, perché io non prendo sole. E, anzi, io patisco tanto il caldo, per cui è un dramma. Comunque, ecco qua. Poi cambio pennello perché questo è un po' cicciottello per farlo. Questo pennello qua invece fa schifo. Un pennello, questo qui è l'F84 della Sigma Ottima. Prendo solo il colore marrone. Forse. Voleva un pennellino ancora più piccino, vabbè, comunque tanto per Ok, labbra rimarrei sul naturale e quindi volevo proporvi una tinta, devo essere sincera, della Paola P. Così il trucco rimane inalterato per diverse ore e direi ho questa, cioè labbra è molto più chiaro il colore, eh? Oppure questa qua, forse rosa. Appena si asciuga un velo di gloss e il trucco è finito. Gloss, vi faccio vedere sempre quello della Paola P che ho odiato all'inizio, ma adesso vi giro anche la recensione così mi levo il pensiero, perché è un po' che dico, devo farla, devo farla, devo farla, poi non la faccio mai. Il Lip Balm. Allora, tanto si asciuga un secondo la tinta. L'ho odiato subito perché pizzica. Pizzica, ma davvero. Cioè, non è uno di quei prodotti che promettono di gonfiare le labbra e non li sentite manco. Vanno un po' di retrogusto di menzione. No, no, questo pizzica, sembra che ci sia dentro il peperoncino. E infatti, quando l'ho provato, ho detto, questo no, pizzica troppo, mi dà fastidio, non riesco a tenerlo. Me lo sono portato in viaggio di nozze. Cioè, me lo tenevo in tasca al posto del burro di cacao, non vi dico altro. Quindi direi che è quasi asciutta, quindi possiamo incominciare ad applicarla. Tra l'altro la confezione ha uno specchietto e delle fighissime lucine dentro. E voilà, questa è la mia proposta per Aurora che ha chiesto un trucco naturale con la Naked 2 perché l'ha acquistata. E un bacione a tutte, ciao ragazze!